Internews.it presenta il TG Internews. Benvenuti a una nuova edizione del TG Internews. Inter alla conquista del secondo trofeo stagionale, nonché quarto consecutivo in ambito nazionale. I nerazzurri domani allo Stadio Olimpico di Roma si contenderanno con la Fiorentina di Vincenzo Italiano la Coppa Italia. Intanto, al termine della terz'ultima giornata di Serie A, la classifica è di nuovo rivoluzionata, dopo la sanzione inflitta alla Juventus. E la squadra di Inzaghi, nonostante la sconfitta di domenica, può dirsi sempre più vicina all'obiettivo qualificazione in Champions League. Quarta finale di Coppa Italia da allenatore per Simone Inzaghi, la seconda sulla panchina dell'Inter. Il tecnico nerazzurro punta al trist contro la Fiorentina e per farlo si affiderà probabilmente agli stessi uomini che hanno saputo dargli garanzie in Champions League. Di quegli 11 ci si aspetta di vederne almeno 9 domani in campo all'Olimpico, con soli due ballottaggi. Il primo è in porta, dove il capitano Handanovic è in vantaggio su Onana. Il secondo dubbio riguarda l'attacco, con Edin Dzeko che dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Lukaku, al fianco di Lautaro Martinez. Il centravanti bosniaco nella rifinitura di questa mattina si è allenato con una fasciatura al polpaccio destro. Fortunatamente nulla di preoccupante per lui, solo precauzione per tenere il muscolo al caldo. Simone Inzaghi è pronto a presentare a breve la finale di Coppa Italia in programma domani alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma. L'allenatore nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 19.30. Il tecnico della Viola Vincenzo Italiano sta invece tenendo in questi minuti la conferenza stampa della vigilia. Sul sito di internews.it trovate tutte le dichiarazioni aggiornate in simultanea allo svolgimento dei due eventi. Nel frattempo si è chiuso anche il 36esimo turno di Serie A e con i 10 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus restano 2 posti disponibili per la qualificazione in Champions League e la squadra di Inzaghi necessita ora di un solo punto per centrare l'obiettivo. Dopo il Napoli campione d'Italia, anche la Lazio di Sarri è infatti matematicamente tra le migliori 4 e la lotta ora è tra Inter, Milan, Atalanta, Roma e Juventus, con i bianconeri che nonostante siano scivolati al 7° posto a quota 59 possono ancora sperare di rientrare tra le prime 4. Al momento infatti non è ancora arrivato nessun provvedimento relativo all'esclusione del club bianconero dalle competizioni europee. Sulla questione Juventus si è espresso anche Giuseppe Marotta, dichiarando però di non voler entrare nel merito di eventi giuridici, ma che quanto successo può essere un'occasione per attuare una riforma del codice di giustizia sportiva. La Disport dell'Inter ha anche parlato della finale di domani, affermando che la squadra affronterà la gara con grande determinazione e appartenenza. Il dirigente nerazzurro ha poi confermato le sensazioni sul destino di Inzaghi, affermando che il suo futuro non cambierà perché è il nostro allenatore, un bravo professionista che non merita di essere valutato per una singola partita, visto il lavoro continuativo che sta facendo e i risultati ottenuti. E a proposito di giustizia sportiva, è arrivata la squalifica di una giornata per Roberto Gagliardini, in seguito al doppio giallo rimediato in occasione della sfida contro il Napoli. Il numero 5 nerazzurro salterà l'ultimo appuntamento a San Siro contro l'Atalanta e potrà tornare a disposizione per il match conclusivo di questa stagione contro il Torino. Per qualsiasi altra novità sul mondo Inter non perdetevi i prossimi appuntamenti con il nostro TG. Continuate a seguirci su internews.it, scaricate gratuitamente la nostra app, iscrivetevi al canale YouTube e alla nostra membership. Il TG Internews torna domani eccezionalmente alle ore 13. Vi auguro una buona serata. Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.